Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un altro ospite storico, no, considerando che uscirà prima questo video e quello di Crizzo, sì, il primo ospite storico che è stato presente qua e mi sopporta ogni volta. Oggi viene con la deck profile di Teni. Allora, Teni è un mazzo molto divertente che a me piace tantissimo ed è un ottimo mazzo secondario per chi vuole cercare qualcosa di meno competitivo, più for fun, più divertente da giocare. E è un mazzo ottimo per i nuovi player o persone che si riavvicinano al gioco dopo parecchio tempo. Non costa molto e è un mazzo adatto per ad esempio 3-4 turni di local, e però ad esempio per un torneo come un regionale insomma sceglierei altro. Però ecco, rimane un mazzo secondario molto, molto divertente che mi piace tanto giocare ed è da portare ai local, e si basa molto sulla meccanica link, quindi dico per persone che si avvicinano al gioco dopo un po' di tempo e possono imparare per bene questa nuova meccanica appunto utilizzando questo mazzo. Allora, main deck 40 carte, tutti i Teni hanno due effetti praticamente. Il primo effetto è condiviso fra tutti ed è che se lo abbiamo in mano e non controlliamo mostri con effetto, quindi controlliamo o zero mostri o tutti i mostri senza effetto, possiamo rivelarlo dalla mano e evocarli special, questi tutti una volta per turno. Quindi il mazzo principalmente si basa sul tenere sempre i mostri senza effetto sul terreno per continuare a evocarli e comunque spammarli o riciclarli. Hanno un secondo effetto che varia fra tutti, però diciamo, cioè è sempre lo stesso effetto, però fanno cose diverse. Ad esempio Ashuna, che è il più forte e quello che vogliamo sempre vedere in mano, diciamo, è lo startino. Ashuna si può, se controlliamo un mostro senza effetto, quindi la condizione è questa per attivare questo secondo effetto, se controlliamo un mostro senza effetto possiamo bannarlo dal cimitero o dalla mano per evocare un Teni dal mazzo. Questo effetto poi ci lockerà per l'intero turno per evocare solo mostri di tipo Wyrm, ma al mazzo non fa male, insomma, perché è tutto il mazzo di tipo Wyrm e comunque giochiamo di extra quasi solo mostri Wyrm. Gli altri Teni importanti sono Vishuda. Allora, Vishuda è uno dei primi usciti, si è giocato in Orcust per un po' di tempo. Stesso effetto di poter essere specialato dalla mano se controlliamo mostri senza effetto, se non controlliamo mostri con effetto. Se è nella mano e nel cimitero e controlliamo un mostro senza effetto, noi possiamo bannarlo e targettare una carta dell'oppo e rimbalzarlo in mano. Molto forte contro Eldritch, perché se Golden Lord non può essere spaccato, noi possiamo rimbalzarlo. O comunque è ottimo andando secondo per forzare negazioni o cose del genere. Poi c'è Adara. Adara si è giocato per un po' di tempo in ad Emancipator, perché è un livello 1 tuner che entra special per il suo effetto. Se controlliamo mostri senza effetto, lui lo banniamo e ricicliamo un Wyrm bannato. E quindi lui, diciamo, è la scelta secondaria che andiamo a evocare con Ashuna. Altro Wyrm importante è Shetana. Sempre stesso effetto di poter essere specialato alla mano. A differenza degli altri, questo qui non è un ignition ma è un trigger, quindi se un mostro senza effetto viene spaccato e viene mandato al cimitero, noi possiamo bannarlo dal cimitero, rievocare quel mostro senza effetto e spaccare un mostro dell'oppo. Molto forte, perché le persone non leggono mai questa carta, non capisco perché. E soprattutto perché tutto questo accade in damage step, essendo un trigger, cioè se ce lo spaccano in battaglia ovviamente avviene in damage step, quindi è anche difficile da fermare. Poi gli ultimi Teni sono più delle, diciamo, dei tool che utilizziamo in base alle situazioni. Sempre stesso effetto di potersi specialare dalla mano, ma pura se bannato dal cimitero, cioè è sempre un trigger, quindi quando viene attivato un effetto che targetta un mostro senza effetto, noi possiamo bannarlo, negare l'attivazione e distruggere la carta che ha attivato l'effetto. Effetto di targettare un mostro senza effetto che controlliamo. Nahata invece è un ottimo out dragon di main, perché quando un mostro senza effetto attacca, noi possiamo bannarlo e il mostro avversario perde 1500, quindi non targetta Dragoon e gli fa perdere attacco e il nostro bitone andrà sopra. Ultimo Teni, non Teni, carta, una delle carte più forti del mazzo è Mare Mare. Ho visto giocarlo a 1-2. Mare Mare è un semi-brick, perché non è proprio un brick. Si può anche pescare e comunque scombarci. Però si gioca a 1 perché noi praticamente lo buttiamo al cimitero e lo ressiamo con delle carte che vi mostrerò dopo. E lui da solo permette di fare un link 4, perché il suo effetto dice che fino a 3 volte per turno può perdere un livello e evocare un token. Quindi noi arriveremo ad evocare 3 token che sono Wyrm, e con lui fa un link 4 con una carta sola. Sezione sull'entrap, gioco 3 Ash, 3 Ghost Bell e 3 di Dicro.
Questi sono degli spot che sono molto flessibili, in realtà andrebbe giocato ciò che insomma gira i vostri local o che comunque in quel format interessa di più. E l'importante è che non si giochino né gamma né in permanence, perché con la terreno che vi mostrerò dopo noi andremo a pescare queste entrap nel turno del lupo andando in vantaggio, e quindi se noi abbiamo gamma in permanence non potremo attivarle, invece se abbiamo delle entrap che si possono attivare in qualsiasi momento possiamo capitalizzare su questa cosa e fermare l'avversario con l'entrap che peschiamo nel suo turno. Ash è la più versatile, la più usata anche in questo meta. Ghost Bell la trovo anch'essa molto versatile, ferma gamma, ferma Nadir Servant, e comunque insomma sì, la sto provando e mi piace tantissimo. E Didicro stessa cosa, si può giocare anche Schoolmeister, Veiler in base a quello che il format soffre di più. Andiamo alle spell, che sono la parte forte del mazzo. Allora, questa è la carta più forte del mazzo. Qualsiasi altro archetipo che... qualsiasi altro archetipo che avesse una carta del genere sarebbe tier 0 incontrastato, perché questa carta è sbloccata. Questa carta dice che possiamo buttare un Wyrm dal mazzo al cimitero, e quindi da sola fa foolish. Se poi controlliamo un mostro senza effetto, possiamo anche aggiungere un mostro Teni dal mazzo alla mano con un nome diverso da quello sendato. Semplicemente questa carta in una carta sola ha foolish e rota insieme. Considerando che ci basta qualsiasi Teni per andare a soddisfare la richiesta di avere il mostro senza effetto, questa carta diventa una carta molto facile da attivare, che ci manda subito in più, ci permette di sendare mare mare che possiamo utilizzare per le nostre combo, e ci permette di aggiungere il pezzo che ci manca per la scombata. Quindi questa è la carta che va sempre attivata con sicurezza, in modo che non si becchi Ash. Questa carta veramente ti manda in un plus assurdo. Poi giochiamo 3 Desire, ci piacciono le carte sbloccate, quindi anche Desire è fortissima. Peschiamo 2, non ci interessa di bannare 10. Poi giochiamo queste qua. Le Foolish Burial Ghouls sono ottime perché sendiamo questa qui. Questa qui dice che se è nel cimitero e controlliamo un mostro senza effetto, possiamo bannarla e aggiungere una qualsiasi carta Teni. Possiamo aggiungere un qualsiasi mostro Teni, oppure i target principali sono o la terreno oppure la counter. Ha anche un effetto sul terreno, se ne possono usare solo uno a turno, quindi o si usa l'effetto dalla mano o l'effetto dal grave. L'effetto dalla mano non è niente di che, però permette di migliorare delle mani non troppo belle, e semplicemente tributiamo un Wyrm e aggiungiamo un Wyrm con un nome diverso. E se tributiamo un mostro senza effetto possiamo anche farlo special, però i suoi effetti sono annullati. Considerando che non si può evocare mare mare, perché mare mare può essere evocato di condizione solo dall'effetto di un mostro Wyrm, ci permette solamente di andare nel caso Ashuna, nel caso fossimo partiti male. Due terreno. A terreno dice che tutti i mostri senza effetto sul terreno diventano immuni agli effetti dei mostri, e quindi il nostro bittone diventa principalmente come un Megaclops. Secondo effetto, se l'avversario fa special e noi controlliamo un mostro senza effetto, possiamo pescare due carte. Quindi è un mini max C che, ed è per questo il motivo per cui vi dicevo che possiamo giocare l'entrap che pescheremo nel turno del loppo. Questa carta mette pressione nel loppo forzandola a fare giocate per toglierla prima di darci la pescata, e soprattutto protegge i nostri bittoni rendendoli immuni, spaccabili solo in battaglia. Poi se c'è nata al cimitero, insomma, diventano parecchio difficili da lottare. La counter invece nega l'attivazione dell'effetto di un mostro, di una magia o di una trappola se controlliamo un mostro senza effetto. Ha un effetto secondario che dice: se viene spaccata, come Waking the Dragon, evoca dall'extra deck un mostro senza effetto. Le ultime due spell sono Call by the Grave, che è un neghino generico per una qualsiasi entrap, e sto provando un Monster Reborn, che non è male, è un extender generico e ci permette di fare giocate aggiuntive. Stavo considerando anche di mettere Skill Drain, dovrei trovare spazio, ma per adesso mi trovo bene. Extra deck. Allora, se tramite del Circolo del Drago è la nostra carta più forte, questa è la nostra carta più importante, il Monaco. Monaco a livello 1, Wyrm, senza effetto. Questo permette di togliere dal terreno qualsiasi altro Teni che noi specialiamo e poter attivare subito il suo effetto. Questo è il nostro startino per la combo, infatti non dobbiamo mai usarne, io cerco sempre di non usarne mai più di uno a turno, perché se finiscono diventa un po' difficile giocare. C'è chi gioca Avaris per rimischiarle, io voglio rendere il mazzo più consistente possibile, quindi Avaris non la gioco, però mi rendo conto che finiti questi diventa un po' difficile, ecco, continuare a scombare. Quindi usateli con precauzione, insomma, questo è il mio avviso. Questo è Shaman. Allora, Shaman è un Link 2 Wyrm, è ciò che ci permette di tirare su mare mare, perché l'effetto di Shaman è quello di
poter scartare una carta e di poter ribornare un Wyrm. Una volta che facciamo questa cosa possiamo attivare solo effetti di mostri Teni evocati dall'extra deck per tutto il turno. Quindi se dobbiamo fare altre giocate con mostri dell'extra, è bene non usare Sciamano, se no insomma non potremo utilizzare i loro effetti. Sciamano ha un altro effetto che dice che se un mostro senza effetto nostro combatte con un mostro dell'avversario, possiamo spaccare una carta che l'avversario controlla, insomma targettando. Poi c'è Berserk e questo è Sahasrara, non so perché li chiamano con nomi incomprensibili. E questi qui sono i nostri due bittoni che andremo a fare con la nostra combo iniziale. Berserk del Teni è un 3000 senza effetto e con la terreno sarà immune e protetto da tutti i Teni che abbiamo al grave. Mentre Sahasrara dice principalmente che se noi controlliamo un mostro senza effetto... Un attimo, ti fermo. Prego. Nome incomprensibile perché è il settimo chakra. È il settimo chakra, bene. Se controlliamo mostri senza effetto, lui protegge tutti i mostri con effetto da attacchi o da effetti che targettano. Quindi finché noi abbiamo lui, i nostri avversari possono targettare solo mostri senza effetto, se ovviamente li abbiamo. E i nostri mostri senza effetto saranno immuni per la terreno o comunque protetti dai Teni. Una volta per turno, quick effect, targettiamo un mostro del loppo e evochiamo un token con le stesse stats. Quindi come faceva il vecchio Xyz dei Raccoon, evochiamo un mostro che ha le stesse stats e i token sono considerati mostri normali e quindi protegge, cioè praticamente si protegge da solo. Questa è una utility card, Dracomasters of the Teni. Questa è una utility card che dice: se è l'unico mostro con effetto che controlliamo, possiamo spaccare tanti mostri l'avversario controlla, quanti mostri senza effetto abbiamo al grave o che controlliamo, insomma. Poi abbiamo la folla. Allora, qua ci sono, diciamo, delle carte che non sono Teni. Borrelod è un'auto generica qualsiasi cosa. Questo è come un quarto Monk, principalmente non è proprio la stessa cosa, perché anche perché non è Wyrm. E questi due principalmente servono per poter fare Apolla prima di utilizzare Ashuna. Quindi se possiamo partire con Berserk e Sahasrara o con Berserk e Apolla da 3. E insomma dipende anche da che mazzo stiamo affrontando, però c'è anche questa opzione, insomma. Ci sono due sincro, abbiamo Baxia e Draco Berserk of the Teni. Draco Berserk of the Teni dice che se spacca un mostro in battaglia guadagna attacco pari al mostro spaccato e può attaccare nuovamente. E se l'avversario utilizza l'effetto di un mostro, noi possiamo bannarlo senza targettare. Quindi anche questa è un'altra auto dragon. E Baxia è forte perché mescola le carte dell'avversario, insomma, nel mazzo, però dobbiamo ricordarci che questo va fatto prima di utilizzare Shaman, se no lo tiriamo ed è completamente giallo perché non può usare l'effetto. L'ultimo mostro dell'extra è Tornado Dragon, che è Wyrm, e possiamo fare necessità se abbiamo un matchup che richiede appunto di spaccare spell o trap, o se ci sono dei floodgate che ci stanno dando fastidio. Allora, vi faccio vedere una combo veloce, la combo principale che andrete a fare quasi sempre. Servirà la carta sbroccata e un qualsiasi Teni. Questi sono quelli che noi vorremmo sempre giostrarci in realtà. Quindi principalmente questi tre, però realmente può essere qualsiasi altro nome noi abbiamo, quindi insomma abbiamo tantissima scelta. Ed è molto consistente come combo, quindi però facciamo finta che insomma partiamo con Ashuna e altre tre carte generiche che non siano queste, ok. Allora, non abbiamo mostri con effetto, quindi riveliamo Ashuna, lo specialiamo e lo linkiamo. Adesso attiviamo Tramite, sendiamo il mare. E siccome controlliamo un mostro senza effetto, aggiungiamo o sempre uno di quei due che vi ho fatto vedere prima, quindi o Adara o Shatana, facciamo Adara. E questa va al grave. Riveliamo Adara, lo specialiamo e andiamo into Shaman. In questo caso attiviamo Shaman, picciamo una qualsiasi carta e andiamo a evocare mare. Attiviamo l'effetto di mare tre volte e quindi evochiamo tre token Wyrm di livello 1. Qui è dove la combo in realtà varia. Qui andremo a fare ciò che di cui abbiamo bisogno adesso. Mare è un livello 4 e abbiamo ancora Ashuna da attivare, quindi possiamo fare un sincro livello 8. Possiamo fare Draco Berserk of the Teni, Baxia potremmo farlo, ma abbiamo usato Shaman, quindi sarebbe
inutile. E in questo caso le scelte principali sono due: o andiamo a fare Sansrara e Berserk of the Teni, quindi avremo un bitone intargettabile che genera vantaggio da solo e appunto il giallone protetto, oppure possiamo fare Apolla più Berserk. Se volete fare Sansrara, semplicemente linkiamo questi quattro e fate Sansrara e poi utilizzate Ashuna, lo bannate, evocate uno dal mazzo e linkate con lui. Vi faccio vedere Apolla che richiede un passaggio in più. Quindi per fare Apolla più Berserk noi usiamo due token e evochiamo il Lanforincus, utilizziamo il token e andiamo a fare l'Incurivo e infine utilizziamo 1, 2, 3 e andiamo a fare Apolla da 3. Poi, siccome controlliamo un mostro senza effetto, possiamo utilizzare l'effetto di Ashuna, bannarlo e evocare un altro Teni di cui abbiamo bisogno. Possiamo usare questo per proteggere il giallone, questo se vogliamo rimbalzare una carta, o questi due se insomma ci serve negare un target o un attacco. In questo caso porto sempre Shatana e con lui linko e facciamo Berserk. E una volta che facciamo questo, banniamo Dara e riaggiungiamo Ashuna alla mano. Quindi abbiamo la partenza per il turno dopo. Due carte che possono essere qualsiasi cosa, possono essere la Foolish. Se abbiamo la Foolish possiamo searchare o la Counter o la Terreno. E se peschiamo questa ma abbiamo accesso a Shaman, Shaman deve scartare una carta, quindi possiamo scartare questa. Se l'avevamo in mano era la carta che abbiamo scartato, poi la possiamo bannare per aggiungere una di queste due. Possono essere due Entrap. O possono essere degli extender, insomma, quindi la combo può variare anche in base a cosa avete voi in mano. Questa diciamo è la combo principale. In questo caso Berserk è protetto da Shatana, e se abbiamo anche la Terreno, insomma, questo diventa immune agli effetti dei mostri. Se l'avversario fa special, noi peschiamo due, insomma questo è, e abbiamo la ripartenza per il turno. E va bene ragazzi, il video finisce qua, spero vi sia piaciuto, vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione trovate tutti i miei social e anche i suoi, quindi ragazzi statemi easy e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao a tutti! Bye.